Il sindaco Giovanni Ruvolo ha nominato due nuovi assessori, la giunta torna al plenum. Di chi si tratta? Sono stati integrati nella giunta preesistente l'architetto Pasquale Tornatore e Giovanni Guarino, due persone molto conosciute in città, apprezzate per il loro impegno sia di tipo professionale che nel lavoro fatto anche nell'ambito del sociale. In particolare Giovanni Guarino, oltre a essere un imprenditore stimato della nostra città, è stato anche presidente della Confcommercio ed ha operato nell'associazionismo cattolico, in particolare nell'Azione Cattolica, nella GESCI, e quindi diciamo che, essendo stato anche in passato consigliere comunale, conosce perfettamente la macchina amministrativa, cosa che diciamo, si associa anche all'esperienza dell'architetto Tornatore, anch'egli molto impegnato professionalmente nella promozione dell'identità culturale della città, attraverso soprattutto la valorizzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari, da tempo impegnato anche nel promuovere l'identità culturale attraverso l'esperienza maturata nel mettere insieme esperienze museali, attività turistiche. Quindi tutte queste esperienze vengono messe a disposizione della città adesso da un ruolo diverso, che è appunto quello di assessore. Quindi il plenum è stato costituito in un clima di grande compattezza politica, cioè le forze politiche che continuano a mantenere l'impegno con gli elettori a raggiungere gli obiettivi di programma, comprendendo la responsabilità di accelerare le attività amministrative, hanno trovato pieno consenso attorno a questa squadra, che è la squadra di tutta l'alleanza. D'altronde, i risultati, che tra l'altro sono stati pubblicati anche ieri da Italia Oggi e dal Sole 24 Ore, stabiliscono ormai un trend che, da quando questa amministrazione si è insediata, segna le prospettive di questa città. Una città che piano piano, nonostante le tante difficoltà, sta ritrovandosi in un'identità nuova, giovani imprenditori che si stanno incoraggiando nel essere tessuto economico di questa città attraverso la realizzazione di start-up, piccole imprese che soprattutto nelle filiere del cibo, nelle filiere dell'agroalimentare stanno valorizzando questa esperienza. E in questi tre anni la città di Caltanissetta, la provincia, è salita in maniera consistente nella graduatoria della vivibilità. E devo dire che non siamo più la Cenerentola d'Italia, però chiaramente la strada da percorrere è ancora tanta, ma è un lavoro di squadra che bisogna fare. Ieri in alcuni miei interventi rispetto alle domande dei mass media ho detto che questo risultato non è il risultato di un'amministrazione di cui si può vantare, ma è il risultato di una città che ha saputo credere a quello che l'amministrazione ha proposto. Quindi è un risultato della città, di quella parte di città operante che, uscita dal pessimismo e dalla rassegnazione, si è messa in gioco. Ha già pensato alle deleghe per i due nuovi assessori? Sì, sono in fase di riflessione, perché anche rispetto all'esperienza passata comprendo che alcune deleghe vanno ridefinite per una logica di funzionalità, quindi mi sono preso qualche giorno per definire queste cose e poi definirò le deleghe per una partenza definitiva ed efficace della Giunta. Bisogna designare anche il vice sindaco. Sì, anche quello farà parte delle designazioni. Devo dire che la cosa importante era ripristinare il plenum, adesso che c'è, poi con una riflessione più attenta definiremo pure questi altri passaggi. Alla luce dei nuovi equilibri in consiglio comunale, la giunta come si pone? Ma si pone come si è sempre posta, in una logica di dialogo. Io rappresento un'esperienza di natura civica, sono espressione del polo civico, che è un soggetto politico che ha dentro il suo DNA il dialogo, la condivisione. Devo dire che le forze politiche, anche quelle di opposizione, sono state propositive in questi anni.
E devo dire che ieri, quando pensavo ai risultati ottenuti, devo dire che è merito anche dell'opposizione, se la città sta crescendo. Perché un'opposizione seria, un'opposizione che cerca di intervenire non per demolire l'avversario politico o per offenderlo, ma per stimolarlo a far meglio, credo che appartenga a un profilo anche di cultura politica che io riconosco in alcune forze politiche e in alcuni rappresentanti anche all'interno del Consiglio Comunale.